Bella ragazzi e bentornati qui con questo nuovo episodio della fanfiction che è tornato dopo tanto tempo. Oggi come vedete sono qui con questi capelli fighissimi come sempre, ma in realtà fanno cagare, solo che ho questo cappello favoloso che mi fa sembrare un fregno della Madonna, quale pensate che io sia? In realtà non è così, anche perché la mia ragazza mi ha lasciato. Che dici, c'è stava come intro? Io direi di sì. Vabbè, continuiamo. Quindi ragazzi, eccoci qui con questo nuovo episodio della fanfiction. Dopo quanto tempo, bro? Troppo tempo. Mamma mia, cioè, stavamo male che corte l'ultima volta. Però va bene, allora è passato. Cosa avresti da dire, scusa? No, niente, cioè io comunque sono etero. Anch'io penso. Bene, questo con molte sespo noi invece. Quindi torniamo col terzo capitolo, ragazzi. Bella, Edo. Qui sotto trovate ovviamente la playlist con la descrizione. Perché non trovate la playlist in descrizione, trovate la descrizione nella playlist. No, la descrizione con la playlist, vabbè, Allora, oggi abbiamo ben due capitoli da leggere. Due? Due. Oh mio Dio! Reaction più finta di... Però comunque, allora, Sespo è una persona speciale. Attenzione, terzo capitolo. Allora, Fede non legge subito il messaggio. Perché era arrivato il messaggio da Martina. Sì, me lo ricordo. Che culo. Quindi, diciamo, dopo un po' comunque si arrende e lo legge. Ed è Sespo. No, allora aspetta, ma non era di Martina il messaggio? Cosa era successo lo scorso episodio? Ma appena arrivati a casa, Fede riceve un messaggio. Allora, c'è stata una sbavatura iniziale, no? Però comunque, c'è stata una sbavatura iniziale, però comunque continuiamo. Allora, era Sespo che dice scusa per ieri. E io gli faccio una voce per il cazzo perché... Giustamente. Scusa cosa, che io c'avevo Mirella là. Ti ricordi Mirella? Non la ricordo, Mirella. Ciao Mirella, un bacione. Quindi io gli dico tranquillo, più falso di così non si può. Ma vi eravate appena conosciuti e già volevi baciarla? Ma stai sempre a rompere i coglioni? Aggiungo io. Cioè, no, perché... Comunque, non so cosa mi ha spinto. E lui orgasma. Ormai è acqua passata, purtroppo. La conversazione finisce, quindi la cosa figa è che io e Sespo parliamo sempre molto quando... Tipo io e te. Tipo io e te, esatto. No, perché... Scrivo Mirella dicendo: ehi, sono Federico Marconi, il tizio che teoricamente dovrebbe conoscere perché è fan. Ah, facciamo che tu fai Mirella e io faccio Fede. Ehi, tranquillo. Dai. Ok, la mia donna, ma no, da ritardato mentale. Vai. Che problemi hai? Vai, no, stai andando sulla voce giusta, vai. Ehi, tranquillo. Mi sarebbe piaciuto lasciarti perché sei molto carino, sinceramente. Il sinceramente l'ha staccato, ho deciso che era un'altra frase. Grazie. Cuore. Ma quindi quando possiamo rivederci? No, un po' meno clamorosa. È un cosa. Ci rivedremo l'anno prossimo. E perché? Io non sono di Roma, purtroppo. Ma come? Peccato. E perché già adesso ti... Ma che cazzo ha scritto? Allora, testuali parole di della signorina Solimar. Allora, perché già adesso devo andare a finire la legge. Ciao. Ciao. Nel frattempo posso fare la mia voce adesso? Devo modificarla. Nel frattempo succede che tu mi scrivi: oi Fede, Sespo mi ha detto cosa hai combinato. Che ti ha detto? Che ti ha bloccato mentre stavi per baciare una ragazza. Come cazzo? Ma vi eravate appena conosciuti e già volevi baciarla. Mi sembra strano. Vedete, mi rompi i coglioni allora. Ho già detto a lui, non so cosa mi abbia spinto. Io sento che quella sia la ragazza giusta per me. Beh, se senti che quella è la ragazza giusta per te, perché non vi rivedete? Perché? Perché non è di Roma. Ah, mi dispiace Fede. Dai, vado. E quindi anche questa conversazione lunghissima. Ma noi di solito parliamo di più. Ma noi parliamo al telefono. Esatto. Comunque, passa un altro giorno e mentre Mirella è in aereo riceve un messaggio da parte di Sespo. Ma non può ricevere messaggi mentre è in aereo. Ottima considerazione. È più intelligente del previsto. Un messaggio di scuse. Io faccio Sespo e tu fai Mirella. Però non puoi fare la tua voce se sei Sespo. Devi fare tipo la voce da omosessuale. Faccio la voce da Sespo. Scusa. Stai cagando?
Let me tell you all the story. Everybody gather round. Non fai la voce da omosessuale. Per cosa? Per il possibile bacio tra te e Fede. Ah, tranquillo. Ma tu l'avresti baciato? Questo è Staglio, non è? Probabilmente. Come? Probabilmente. Ma non lo conosci di persona. Io credo che lui sia esattamente come nei video nella vita reale. Ecco, visualizza e non risponde. Anche okay. Lui, anche lui. Benissimo, nel frattempo Mirella aspetta un messaggio di Fede che però non arriva per un motivo. La sua ex Martina era andata a trovarlo. Ti fa devo guardare là, resto così? No. Ok, aspetta. Nando! Anzi, vai Flavie, mandala! Ok signori, allora adesso ci leggiamo questo secondo capitolo. Sono tornata, puntini puntini. E qui io mi chiedo, è Soli che è tornata dopo una vita che non scriveva o è Martina che dice sono tornata? Secondo te? Secondo me penso che sia Soli che è tornata. Ding dong! È Martina che suona il campanello. La mamma di Fede va a vedere chi è e vede che è Martina, la invita a entrare. Addirittura. E tu? Fede non c'è, arriva tra pochissimo, sta riportando a Casale. A piedi, cioè, a piedi. Da quando è che era? A piedi, ti ho detto. Ah, okay. Ah, va bene. Ma ci mette. Non è che è eccitata con mia madre, spero. Poi perché mi ha lasciato, ora è tutto chiaro. Qua tra omosessuali. Come... Ma ci metterà tanto? No, tranquilla. Tra cinque. Io sono andata via una frase. Comunque. No, tra cinque minuti arriva, stai tranquilla. Nel frattempo, scorre le vecchie foto. Ma vecchie foto? Che no, più che altro. Nel frattempo. Ci ha messo i due punti, sembra che è un discorso diretto. In realtà non lo è perché è Martina. Ah, è fantastico. Vedi come nota le imprecisioni? Pensi non da rompere le palle o a leggere la foto? Comunque, Martina nel frattempo scorre le vecchie foto che ha fatto con Fede. Ding, ding dong! È il campanello. È arrivato Fede. E cosa succede? Che appena Federico, ovvero io, mi prendo le responsabilità di essere me stesso. Vai, Fede. Entra, vede Martina seduta al tavolo e... Si blocca, tutto attaccato. Esatto. Si blocca, è rafforzativo. Ciao Fede. Ciao. Sei sempre tua. Cosa? La mamma di Fede lo interrompe. Io vado a fare un giro, vi lascio in pace, bene. Fede controbatte. Sicura? Non ci dai fastidio, stavo tanto bene. La mamma di Fede non risponde ed esce. Fede si gira e tutto imbarazzato si siede al tavolo con Martina. E cosa dice Martina? Lo sai che non devi essere imbarazzato con me. Anche quel non era forzativo. Che non devi essere imbarazzato. È che non mi aspettavo di trovarti qua. A proposito, perché sei qui? Avevo voglia di vederti. Di vedermi? Lo so che ci siamo lasciati, ma... Che ne dici se ne parliamo sul divano? Però tu non puoi passare dall'imbarazzo a trovarci. Sei diventato... Clamorosamente mi faccio schifo. E quindi andiamo ovviamente sul divano. E qui cosa ne stavi dice? Cosa ne... Che me stavi a di? Rafforzativo? In realtà anche Fede sente la mancanza di Martina. Ma dopo il bacio a Mirella, Fede non sa più cosa pensare. Ma io non ho baciato Mirella. Esatto. Vedi? Io non l'ho baciato Mirella, signori. Martina inizia a pensare, a parlare, del fatto che non riesce a stare senza di lei. Cioè, Martina non riesce a stare senza se stessa. Senza se stessa. È un po' complicato. Bello. E Fede replica. Ad un certo punto Fede bacia Martina. Però sei una persona di merda. Perché? Cioè, prima stai per baciare Mirella e poi baci Martina? Ma non c'è niente. Mirella che baciava me, tra l'altro. Altra imprecisione. Mirella prova a baciare me. E quindi. Ma subito dopo entra la mamma di Fede a rovinare l'atmosfera. E se ne va subito in cucina senza dire niente. Allora Martina si alza per uscire e Fede la accompagna alla porta dove gli scappa un altro bacio. Mazza, oh, che coglioni, per me bastava uno, no? Sono quasi sicuro di non averla baciata. Fede torna in camera, quindi anche qui i due punti non c'entrano un cazzo. Brava, e sente suonare il telefono, pensa sia un messaggio di Martina, ma è un messaggio vocale di Mirella. Fede, sorpreso. Pazzesco! Qui cambia tutto, cambia tutto. Allora, attenzione, Ale, cosa succede? Perché... A few moments later. Allora, Fede, sorpreso, l'ascolta e rimane scioccato da quello che ha sentito. Fede, non ci crederai mai. Vorrà abitare a Roma con mio padre. È fantastico. Io non ci credo. Lo sai che mi ricorda sta cosa? Cosa? Oddio, è vero! Fede non risponde subito perché non sa cosa pensare di fatto, ma impulsivamente scrive: sono felicissimo, cucciola. E dalla conversazione Fede riceve un messaggio da parte di Martina. Fede, quel bacio per me è stato molto importante. Anche per me. Tanto è vero che, come vedi, lei mi chiede di vederci il giorno dopo e rispondo, certo. Da bravo coglione quale tu sei. Pure.
Quindi, signore e signori, signori e signorine, soprattutto. Signorini e signorine. Trans Alfonso signorini. Trans okay. E non, lesbiche e gay, sespo e mamma. No, siamo arrivati alla fine, di questo video. E quindi che dire, io spero che vi sia piaciuto. Ovviamente passate nella descrizione perché vi lascio i suoi social. Noi ragazzi ci becchiamo in settimana con altri video che non so quali saranno perché non so quando uscirà questo. Però ovviamente sono sempre molto organizzato, Organizzatissimo. Quindi signori, se non lo siete già, ovviamente iscrivetevi anche al canale. Noi ci becchiamo, come detto, con i prossimi video. Vi lascio al backstage. Bella raga. Luci, ci sono capelli di merda, come al solito. Bene. Bello, lui si sistema veramente i capelli. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della fanfiction. No, aspetta, com'era che avevo detto prima? Sì, benvenuti in questa nuova fanfiction. Tra quello che vedete voi, in realtà ho dei capelli di merda coperti semplicemente da un cappello che li tendo. No!